Buonasera, buonasera a tutti voi e benvenuti a questo speciale TG8, uno speciale per informarvi purtroppo di una brutta, bruttissima pagina di cronaca. Il fatto ci porta a Tempera, una frazione dell'Aquila, dove un uomo ha ucciso figli e moglie e poi si è tolto la vita. Insomma, una vera e propria strage. L'omicida, secondo le prime informazioni, è il medico aquilano Carlo Vicentini, ex primario di urologia nell'ospedale di Teramo. I corpi di tutte e quattro queste persone sono stati trovati all'interno della villetta di famiglia, proprio nella frazione di Tempera. Della frazione di Tempera, una frazione proprio alle porte dell'Aquila. Ma per saperne di più, per avere sicuramente maggiori particolari e dettagli, ci colleghiamo proprio, loro sono sul posto, eccoli qui, anzi vedo subito Giustino Parisse con i due colleghi, Giustino Parisse e Donatello Ricci. Buonasera Giustino, allora dacci sicuramente qualche informazione in più. Allora, già hai detto che questo fatto di gravissimo fatto di cronaca è accaduto qui a Tempera. Qui è una zona leggermente periferica del paese, non siamo all'interno del centro storico, siamo esattamente in via Ignazio Vicentini, che è una strada che praticamente costeggia molte abitazioni nuove qui. E la tragedia è avvenuta alla villetta che vedete alle mie spalle e dovrebbe essere avvenuta ieri sera sul tardi. E sostanzialmente, da quello che siamo riusciti a sapere finora, il medico Carlo Vicentini, molto noto all'Aquila, molto noto a Teramo, tra l'altro un professionista molto stimato, avrebbe ucciso appunto a colpi di pistola la moglie Carla Pasqua e due figli, Massimo e Alessandra, che anche lei è una dietologa molto apprezzata, che ha uno studio qui a Pagamica. Qui adesso ci sono naturalmente le forze dell'ordine, c'è la scientifica, stanno facendo rilievi, c'è il dottor Cocco che sta seguendo la vicenda per la procura e la polizia, naturalmente ci sono anche i carabinieri. La cosa è sconvolta totalmente questa piccola frazione, qui vedo soltanto volti con le lacrime agli occhi, e la parola più usata è tragedia, tragedia, è impossibile, non si riesce a capire, eccetera. Naturalmente sulle motivazioni di questa cosa per ora è possibile dire pochissimo. Certo, la dinamica, come ecco, dire, Giustino, di per sé già... Giustino, a proposito, dimmi, appunto, delle motivazioni, quale potrebbe essere una motivazione, comunque se ti risulta che magari l'omicida, cioè il dottor Carlo Vicentini, abbia potuto lasciare qualche biglietto per spiegare in qualche modo questo gesto? Guarda, per ora non sappiamo nulla, tra l'altro ecco, i corpi sono ancora, come detto, dentro la villetta, ci sono ancora tutte le indagini, perché evidentemente stanno anche cercando di capire la posizione dei corpi, perché obiettivamente, così anche senza aver visto nulla, si può dire che uccidere tre persone a colpi di pistola chiaramente crea un problema, e quindi bisogna vedere bene dove l'ha uccisi, come l'ha uccisi, è probabile che qualcuno l'abbia ucciso nel sonno, ad esempio il bambino, il ragazzo più piccolo. Sulle motivazioni, ripeto, adesso dire qualsiasi cosa sicuramente è scattato qualcosa a livello psicologico che ha... Quindi ti potrei dire le voci di paese, un po' di pettegolezze, ma secondo me in questo momento forse è meglio, come dire, la tragedia dice tutto. Senti Giustino, io intanto leggo anche a beneficio dei telespettatori un commento, un primo commento che ci è arrivato in redazione da parte di Maurizio Di Giosia, che è il direttore generale della ASL di Teramo, ricordiamo Carlo Vicentini, ex primario del reparto di urologia proprio nel nosocomio teramano. Siamo devastati, è una tragedia che non riusciamo a spiegarci, il professor Vicentini era un urologo molto bravo ed apprezzato, oltre che un uomo gentile, sensibile e disponibile. Era andato in pensione circa un mese fa, ricorda ancora Maurizio Di Giosia, dopo aver fatto un grandissimo lavoro nella nostra azienda, nel reparto di urologia a gestione universitaria. Al momento del pensionamento il reparto è tornato a gestione ospedaliera, ma ha continuato con il grandissimo lavoro impostato da Vicentini, che era medico ricercato da fuori Teramo e fuori regione. Questo per dare anche un po' così la figura. Sì, ma... per dimensionare. Guarda, questo medico. Non solo ti posso confermare quello che dice il dirigente ASL, ma io ho parlato con un paio di amici che erano stati operati da lui, perché lui era un chirurgo, lui operava,
era un urologo e tutti mi hanno sempre detto, sia in passato, quando ci ho parlato, diciamo, nell'immediatezza dell'operazione, sia oggi, quando li ho sentiti, era una persona stupenda, una persona molto attenta ai pazienti. E che li seguiva anche, li seguiva prima e li seguiva dopo. Se gli si telefonava a qualsiasi ora era sempre disponibile, eccetera. Quindi voglio dire, ecco perché questa tragedia è, come dire, è incredibile. Veramente non ci sono parole, anche da parte nostra che questo mestiere lo facciamo e spesso dobbiamo raccontare dei drammi. È veramente complicato perché poi, tra l'altro, questo è un episodio che all'Aquila non capitava, credo, da più di 40 anni. Il nostro giornale, il centro, non era ancora in edicola, quindi parliamo all'inizio degli anni 80, quando un padre uccise i Certo. due figli. Ma poi, sinceramente, all'Aquila episodi di questo genere non sono mai accaduti. Ecco, Giustino, visto che insomma, è stata usata una pistola, adesso proprio è arrivata quest'altra notizia, una pistola legalmente detenuta. Questa è una notizia chiaramente da verificare, però la diamo No, così come ci è questo arrivata. te lo posso confermare, era Sì. una pistola legalmente detenuta, lui aveva, credo, anche un fucile perché era Sì. appassionato di caccia, Ah, ok. quindi era in regola, insomma, le armi che deteneva erano tutte in regola. È che purtroppo la tragedia, secondo sempre una prima ricostruzione, è avvenuta, cioè il medico ha ucciso i suoi familiari tutti in stanze diverse, e avrebbe anche lasciato un biglietto, però Ecco, questi allora, sono dettagli tutti da verificare ancora. e questo probabilmente conferma il fatto che ti dicevo prima, cioè che lui ha ucciso forse nel sonno, cioè è andato stanza per stanza, cioè, però questo, ripeto, adesso saranno le autorità che stanno investigando, che ci Certo. chiariranno tutto. Poi il biglietto, certo, è probabile che possa aver lasciato un biglietto da cui però probabilmente non apprenderemo molto. Ecco, prima dicevi, Giustino, che una tragedia simile non si ricorda da tanto tempo. A tua memoria c'è stata un qualcosa che possa avvicinarsi a questa immane Sì, è tragedia di oggi, scoperta oggi pomeriggio? quello che ti dicevo, ma credo che fosse l'82, quando un padre prese i figli da casa, li uccise e si è ucciso. E questo all'Aquila è quello che ho memoria. Poi, naturalmente, fatti simili, come sai, in generale in Italia purtroppo accadono. Non credo che sia il primo caso. Questo di qui a Tempera, però qui veramente in una piccola frazione dove tutti si conoscevano, un personaggio apprezzatissimo, stimatissimo, la figlia anche Alessandra, è una dietologa, Certo. sempre disponibile, gentile con tutti, quindi è veramente qualcosa che ha sconvolto. Inspiegabile sicuramente perché è un professionista apprezzato, come hai ricordato tu, non soltanto in Abruzzo, a Teramo, dove ha operato come primario di urologia, ma anche all'Aquila, ma anche credo conosciutissimo fuori dall'Abruzzo. Ecco, dicevo, appena un mese che era andato in pensione, quindi c'erano tutte le condizioni magari per vivere tranquillamente, insomma, con i propri familiari. Che cosa Però potrebbe guarda essere Paolo, successo? Un raptus? Che cosa? io quasi 40 anni che faccio questo mestiere, non questi casi qui, ma di suicidi ad esempio ne abbiamo trattati tanti. E qualsiasi spiegazione diamo, sbagliamo, perché non, quello che può passare nella mente di una persona in quei momenti noi non lo sapremo mai, a meno che non ce l'ha detto lui nel biglietto. Però ecco, ogni suicidio ha, in questo caso omicidio-suicidio, ha una sua spiegazione in un momento di annebbiamento. Io questo non faccio lo Certo. psicologo, non lo so. Però ecco, forse in questo momento è meglio non affrettare giudizi. Vediamo che cosa c'è scritto nel biglietto. Poi purtroppo noi facciamo un mestiere a volte ingrato, dobbiamo Lo raccontare so. vicende e tragedie anche di persone che conosciamo e che stimiamo. Dobbiamo dare purtroppo anche delle spiegazioni, se spiegazioni, di Certo, spiegazione si può parlare. però Ecco, io dico proprio sempre, adesso diamole, è arrivata dimmi. una diciamo, un'indiscrezione, sempre da confermare, perché ripetiamo, la scoperta dei quattro corpi all'interno di questa villetta di Tempera, una frazione alle porte proprio dell'Aquila. Alla base della tragedia, secondo questa primissima ricostruzione, una primissima indagine, ci sarebbero
anche le condizioni molto gravi di uno dei due figli. Non so se ti risulta questa cosa. Allora, io questo non te l'ho detto. Sì, lui aveva, cioè il figlio minore Massimo aveva dei problemi di salute, diciamo, e problemi anche abbastanza gravi. Però insomma, questo, cioè, quante famiglie hanno questi problemi? Cioè, non credo che questo possa spiegare quello che è accaduto, o non solo questo, diciamo. Ecco, noi chiaramente lo dobbiamo dire per completezza di informazione, ma io non tanto per dare una spiegazione, che insomma è difficilissimo in questo momento darla, no? Perché siamo ancora non sto censurando nulla, vicini semplicemente a quanto scoperto. Sto semplicemente dicendo, andiamoci cauti nei giudizi, certo, e nelle valutazioni, almeno per quanto mi riguarda poi. Ok, quindi dicevi, insomma, immagino lì adesso è un brulicare di colleghi, ci sono tanti colleghi, polizia, sì, beh, hai detto come al solito, Cocco, esatto, sì, sì, beh, rilievi del caso. Allora, le indagini sta facendo la polizia, coordinati appunto dal PM Cocco, poi naturalmente ci sono anche i carabinieri qui della stazione di Pagani, sì, che insomma è chiaro che si sono mobilitati tutti. Devo dire che appunto al di là di, diciamo, delle persone, delle mie amici, di chi conoscevo, non c'è un grande affollamento, a parte i colleghi naturalmente, perché è una tragedia a cui, come dire, chiunque si avvicina con difficoltà. Un'altra cosa, non so se prima lo hai detto, Giustino, chi è che avrebbe, insomma, scoperto questa tragedia? Qualche vicino di casa, magari insospettito per qualche motivo? Allora, questo non lo so. Chi ha allertato, insomma, le forze dell'ordine? Credo che sia stato un parente stretto che non ha sentito questa mattina le persone, quindi si sarà allarmato e sarà venuto qui. Quindi, se vuoi, come dire, soliti dettagli che spiegano relativamente poco. L'unico rimasto vivo è il cane di famiglia, che sta qui sul terrazzino e ci guarda. Allora, niente, Giustino, io credo che se non ci sono altre cose da aggiungere, naturalmente poi nel corso del notiziario delle 19:30 noi daremo qualche altro particolare in più, se riusciremo a sapere qualcosa preciso. Nel giro di qualche ora il quadro si chiarirà adesso, ma credo che oltre a quello che abbiamo detto ci saranno altri dettagli, però, come dire, la tragedia è questa. E c'è molto, insomma, anche da pensare, da riflettere, e io direi, anche aggiungerei, da pregare per queste povere persone, insomma, che sono... Quello sempre, prima questa grande dopo. Tragedia. Sì, dicevi... Perché il dolore dei parenti, sì, dei familiari, dei parenti stretti, è un dolore che inizia oggi e non finirà più. Perfetto, io ringrazio Giustino Parisse e anche Donatello Ricci per le immagini che avete potuto anche vedere. Buon lavoro a voi. Grazie. E poi ne parleremo ovviamente abbondantemente anche nel corso della prossima edizione del nostro TG8 alle 19:30, anche perché ci sarà poi lì sul posto Luca Pompei, che magari potrà aggiungere qualche altro particolare. Ricordo, prima di chiudere, ringrazio anche in regia Dino D'Angelo, perché grazie a lui abbiamo realizzato sia il collegamento che questa edizione del TG8 speciale. La tragedia che si è scoperta questo pomeriggio in una villetta di Tempera, una frazione proprio alle porte dell'Aquila, dove un uomo, ormai accertato che si tratta del medico aquilano Carlo Vicentini, ex primario di urologia all'ospedale di Teramo, era andato in pensione da poco più di un mese, ha ucciso moglie e due figli e poi si è tolto la vita. Ripeto, è stata scoperta questa tragedia oggi nelle prime ore del pomeriggio, però sembra che risalga alla serata di ieri. È davvero tutto per questo TG8 speciale, in cui vi abbiamo purtroppo raccontato una bruttissima pagina di cronaca. A risentirci.